Ragazzi, questo rifatto, come diceva Andrea, in casa bianca. allora, I motivi possono essere tanti. incominciamo con questo video dove approfondisco che cosa è successo quest'oggi in casa Juve, perché gli amiche Tindela e FIGC si sono un po' impauriti, però vi devo dire questa cosa, che secondo me tu, Carocchine, hai messo prima i 15 punti di penalizzazione all'inizio del campionato nel 20 gennaio 2022. Io non ti perdono comunque, che se come la Juventus ha fatto delle prosmanenze a me città, perché è tutto operazione di Agnelli, anche di Nenemen, ok, che Rubini arriva bene. Quindi tutti di questi dirigenti che hanno messo la loro disposizione, mentre tu li hai attaccati, e non va bene comunque, per la penalizzazione inflitta ai meno 15, che poi vanno restituiti. E di questo io mi soffermo, perché si fa anche nel posto di Atalanta e sul posto di Napoli Juve lo stesso, quando ne abbiamo affrontate, ok? Quello ci stava. Però un'altra cosa me la voglio dire, ok? Quindi questo avevate fatto. Poi alla fine del campionato, di nuovo nella penalizzazione contro la Juventus, ok? E questo non mi sta bene a fine campionato, perché tu non stai bene con la testa. Fate curare quel cermello che hai, carocchine. Noi non andiamo da nessuna parte, ok? E questo è il mio pensiero. Poi veniamo al discorso che sentiamo pure Gravina, quel che dice sulle prossime manenze che la Juventus ha commesso un reato. È vero che siamo stati colpevoli, ma la Juventus non ha messo in pericolo altre squadre. Quindi la Juve patteggia alla Superlega, perché se succede, allora noi stiamo dentro alla Superlega, invece a causa vostra, perché voi siete stati, ok? E mi fermo. Io non mi sto attaccando, ma mi do una critica, perché tu, mio caro, hai commesso un errore, perché la Juventus non ha fatto errori. È vero che ne abbiamo fatti dei sbagli, lo so, e abbiamo pagato, però il motivo è un altro, caro amico mio, che se come tu hai messo 10 punti di penalizzazione, allora ce l'hanno restituita, tabù, i punti fatti sul campo, ok?
Quindi sono 69 punti fatti perché stiamo secondi in classifica. E me lo dico pure io, cari amici. Ok? Quindi noi parliamo solo di questo e non per altro. Sia nel calciomercato che anche sulle entrate e nelle uscite, ok? Quindi, delle uscite ci sono Luca Pellegrini, Arthur, Zaccaria, McKennie, Romella, anche allo stesso Milinkovic-Savic, che può rientrare alla Juventus, oppure no, e questo è il primo colpo di mercato, quello che si sta facendo, ok? E questo è il primo nome, poi vendiamo altri anche sul ritorno di Morata è tutto, però a parte, quindi mi raccomando e spero che la Juventus affronta sia il Milan che l'Udinese nell'ultima giornata. Poi vediamo il Milan che farà contro l'Hellas Verona nell'ultima giornata di campionato, che se vince allora possiamo dire addio alla Champions, ma se il Verona pareggia o vince, noi andiamo lo stesso in Champions League con la penalizzazione inflitta, ok? Questo è il mio punto di vista, ok? Quindi per la partita di Juve Milan sarà un'importante sfida, perché abbiamo un big match da fare, caro Allegri. Quindi è vietato a sbagliare domenica sera e vi do l'annuncio delle formazioni ufficiali, ok? Quindi Vlahovic, niente per la Juve e Milano, però stanno Bonucci e Milik. Ok? Quindi la mia formazione è questa, che me l'ando in anticipo. Quindi, sempre fino alla fine, e ricordiamoci che noi siamo la Juventus, ok? E ci sono due partite da fare e due vittorie. Quindi, mi raccomando, è testa a queste due partite, che si chiuderà così il campionato e ci liberiamo. Oh. E poi giocherà la Semono Book. Quindi questo è tutto. Waiting the power on the Juve. Sentiamo chi è in cabina che dicono su questo episodio qua. Sono l'arbitro Mariani, ok? Come caspita giochiamo qui? Sono io e Milano? Ci sono gli episodi. Poi ci vediamo domenica sera, ok? Quindi, ho solo questo da dire, ma prima di concludere, di questo iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, io ti mando le notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Quindi ci vediamo alla vigilia della sfida tra Juventus e Milan, ok? Quindi mi raccomando,
Poi ci risentiamo domenica sera. Sempre tutti uniti e restiamo anche tutti uniti alla squadra. Ok? Quindi forza con le iscrizioni e non ci ferma. Va bene? Questo è concluso, però analizziamo questa cosa sulle informazioni. Quindi, se le markers non sarà a disposizione, e quindi saranno queste le probabili formazioni. Quindi, la Juventus metterà Szczęsny in porta, e quindi Di Maria non c'è. E farà Danilo, Bonucci e Bremer, mi sembra che lo abbiamo recuperato, e quindi Leonardo Bonucci si è alleato con il gruppo e va bene. Poi un centrocampo con Locatelli, che è un uomo morto insieme con Fagioni, Rabiot, con Paredes e Miretti, con Chiesa e Milik. Quindi questa è la mia formazione della Juventus. Poi vediamo che cosa deciderà Allegri, oppure a Moise Kean, vediamo. Poi passiamo a Milan. Quindi Pioli metterà il 3-4, il 4-2-3-1 o il 3-4-1-2 con Meniane in porta. Poi in difesa Ciano a Ciao, poi Calulu, Teo Hernandez Calabria, mi sembra. Poi a centrocampo è questa con Brahim Diaz, mi sembra. Con Krunic, Messias, con Rebic sulle fasce a due con Leao e Giroud, e questa è la formazione del Milan. E questo è tutto, ok? Quindi noi ci vediamo per la partita di domenica sera e poi la commentiamo. Sempre testa alta e fuori la voce, ok? Quindi tutti a gridare che la FIGC è una merda. E ve lo dico. Quindi l'importante non è vincere, è saper giocare, ma vinceremo, ok? Quindi se non giochiamo un gioco, allora dobbiamo vincere comunque. Va bene? Quindi questa è la cosa che conta. Quindi vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Ok? Questo è tutto, ma l'importante è disdire a Nazzone e Sky. Quindi tutto qua e spero che
Sì, ma anche riflettuti a questo. Mi raccomando, e spero che la Juventus vincerà queste due partite per consolidare il quarto posto e poi continuiamo a scalare di posizione. Mi raccomando, e fate ricorso. Quindi scrivete il comunicato già adesso, perché io non voglio aspettare. Ancora i giorni di garanzia del CONI, andremo di nuovo e poi sospensiamo di nuovo contro la sentenza dei 11 punti che ci sono inflitti a fine campionato. E questo è ridicolo, ok? Quindi, fino alla fine, ragazzi, sempre.